Pietro, domani c'è il derby, eh? Lo seguono il calcio qua a Miami? No, ma perché lo seguo il calcio qua a Miami? Ma come non lo seguono il calcio? Vuoi far credere che con tutti questi italiani non si interessano al nessuno calcio? Nessuno al calcio. No, 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 guardi, alla domenica vado in chiesa. Si lavora. Ma la foto però non mi sembra una... No, solo screensaver. No, non so nemmeno quali sono le squadre italiane. A Napoli ero molto appassionato. Qui mi sono dato un po' a basket, un po' a football. Soprattutto seguimo le cheerleaders. Sai chi sono i cheerleaders? Sai chi sono i cheerleaders? Sì, quelle che ballano prima del football. Tutte le fighe che ci sono qua in giro devo farmi guardare il calcio, secondo te? Perché in Italia è stato ancora col calcio? Ah, e allora questo che vedo qui, che giornale è? Queste sono le inserzioni per tipo un portaportese. No, io seguo il basket. Miami Heat. Pallanuoto. Lo schermo dietro quel calcio è casuale. Quello non lo so chi l'ha messo. Quello teniamo come compagnia, non è che noi seguiamo il calcio. Quindi questi signori stanno qui non per guardare le partite? No, 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 no. Mangio, a Miami non si guarda il calcio. E si mangia qui normalmente a che ora? Alle 3. Ho capito, come casualmente ci sono le partite in Italia, però è una casualità. È casuale, bravo, bravo. Cosa state facendo? State guardando la partita? No. Stavo a vedere la borsa, adesso c'è questa, non lo so. Ma perché tu ti occupi di calcio? No, ho fatto qualche partita, ma no. A noi del calcio se ne può fregare meno.